Siamo a Piazza del Popolo di Roma con il disturbatore Niki Giusino. Disturbatore o presenzialista, Niki? Tu come ti senti? Perché c'è una differenza, spieghiamo la differenza. Allora, presenzialista è colui che sta sempre in silenzio, fermo alle spalle dei politici o del giornalista o quello che sia, no? Sì. Però in qualche maniera è sempre disturbatore, perché... Allora, inquina la trasmissione. Aspetta, allora, tu stai guardando il TG, no? L'intervista con un onorevole, e alle spalle mi ci metto io così, anche se sto presenziando, però l'occhio di chi sta a casa cade su di me, quindi ho disturbato l'attenzione che prima era rivolta. Come? Ma quando è nata questa cosa? Perché ti è venuta? Io ho iniziato 4 anni fa, quando è morto Cossiga, Francesco Cossiga, l'ex presidente e senatore a vita, che è morto all'età di 82 anni al Policlinico Gemelli di Roma per insufficienza cardiorespiratoria. Va bene, perché hai cominciato? Ho fatto per la prima diretta al TG3 delle 19 e qualche minuto. Ma io ho iniziato per caso, devo dire, perché stavo lì a fare una visita, no? Ho visto le telecamere, ho detto fammi un po' vedere che è. Però ovviamente stavo distante, come da qui, da dove sta quel coso, a qua, capito? Non è che stavo proprio attaccato così. E poi perché hai continuato? Ho continuato perché a me con così mi è sempre piaciuto il mondo dello spettacolo, della TV. Allora io ho detto... Ma tu studi, hai studiato? Aspetta, una cosa per volta, se no... Allora io ho detto, perché per diventare qualcuno bisogna sempre abbassarsi alle dipendenze degli altri? Cioè, se ti abbassare le mutande per andare in televisione? Ci stanno questi casi, eh? Io non mi abbasso le mutande, non mi drogo, non do soldi a nessuno e sto in televisione lo stesso, a modo mio. Ma quindi il tuo scopo qual è? Allora, il mio scopo è di, raggiungere i record di apparizione. Poi sinceramente è un periodo che mi sto un po' scocciato di sta cosa, sta sempre, perché comunque sia Un impegno. È faticoso, sì. Ma tu hai un riscontro economico a questo? Ho anche riscontri economici, a volte indosso magliette di uno, una volta dell'altro. Ok. In qualche maniera faccio un po'. Ma Paolini ti ha insegnato delle cose? Paolini mi ha insegnato. L'hai frequentato molto? Frequentato molto in, sempre in termini. Di amicizia, ovviamente. No, di amicizia, però in termini televisivi. Televisivi? Mi ha insegnato parecchie cose. Ovviamente sei andata. La posizione, andavate di mettere avanti alla telecamera a disturbare insieme, no? Come adesso tu fai con Mauro Fortini, giusto? Sì, sempre presenziale. Poi c'è Paolini proprio disturbatore. Cioè la differenza tra me e Paolini, no? È che lui è disturbatore vero e proprio, attivo, diciamo. Sì, cioè lui infatti c'ha tante denunce. Però si era calmato gli ultimi tempi. No, nel senso che si dedicava più a delle performance pubbliche. Sì, quello sì. Al di là delle bagni alla fontana, alle fontane, ha fatto Piazza Cavour, no? Nella decadenza di Berlusconi. Sì. Poi ha fatto un sacco ciò, non solamente dentro le fontane. Cioè si è messo a qualcuno nuovo in mezzo a strada. Sì, no, parecchie cose, sì. Quindi chiudiamo con, diciamo, da Piazza del Popolo, il tuo rapporto con Fortini e il tuo obiettivo a breve termine. Se allora, c'è io ti qualche... dico, ho fatto un appello a Maria De Filippi. Se mi fa fare il postino c'è posta per te, solamente che... Ce l'hai la faccia da postino, eh? C'è la pure la trippa, Marie, guarda che trippa. Ma ti farebbe anche bene un po' di moto, fare un po' il postino. Perché allora, i postini di Maria Filippi sono sempre gli stessi da anni, sono sempre gli stessi. Poi dicono che i giovani non trovano futuro. Beh, c'è il sindacato dei postini, no? Che uno deve... Che vada pure al sindacato. No, ho capito, quindi questo è il tuo primo obiettivo. Invece, l'altro? Fortini, mi avevi chiesto dei Fortini. Fortini, chiesto... il rapporto con Fortini. Con Fortini è un'amicizia, cioè a differenza di Paolini che era un'amicizia, proprio amicizia. Con Fortini invece è un'amicizia, però più rivalità, capito? Mentre Paolini, se prima stava una telecamera e dice vabbè vacci te, io la salto questa. Invece Fortini vuole stare sempre, capito? Vuole stare sempre in mezzo, al centro dell'attenzione. Vabbè, un saluto a Mauro Fortini. Un saluto Mauro, ma... cioè... E un saluto ai tuoi fan. Così chiudiamo, che sta piovendo a Piazza del Popolo. No, ho visto quel pallone, ma... Ok, chiudiamo con il pallone. Con il pallone. Vai a prendere il pallone.
Ecco, il pallone che suona. Allora, insomma, volevo dire, cara Maria, sì, veloce, esaudisci la mia richiesta. Prossimamente alle Iene mi vedrete che, insomma, ho fatto un appello anche a Maria De Filippi. Un ulteriore appello, perché ricordiamo, sono stato sul settimanale Oggi, sul Leggo, sono stato per tutto. Maria, non fare finta di niente. Io esisto e tu mi conosci attraverso la televisione.